Con il taglio del nastro è stato ufficialmente inaugurato il Salone del Mobile di Milano. È l'edizione numero 60, rimasta congelata a causa della pandemia e che oggi segna una rinascita. Un'affermazione di coraggio e tenacia che va apprezzata, come l'ha definita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio. Ma tutta la politica ha applaudito il ritorno di un appuntamento che a Milano vuole dire tantissimo. E non a caso, oltre a sindaco e governatore, erano presenti anche i ministri Elena Bonetti e Giancarlo Giorgetti. No, grandi aspettative, i momenti sono difficili, però l'effervescenza, la creatività, il coraggio, l'ottimismo dei nostri imprenditori fa sì che questa edizione sia un'edizione veramente da rinascita. Già l'anno scorso abbiamo tutti assieme voluto dare testimonianza di questa volontà di resistere anche nei momenti difficili. E adesso speriamo, nonostante la situazione generale, di cogliere i frutti. Un altro segnale di ripartenza, un altro segnale della capacità di reagire anche nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. È importante un po' la ricorrenza, un po' perché è anche un po' la dimostrazione del fatto che il Salone e Milano piacciono sempre. Per esempio, non ci sono russi, ce ne sono pochi, ma ci sono molti coreani, i cinesi sono collegati in video. Credo che dovremmo abituarci a vivere in queste situazioni un po' ibride, per così dire. Non mi piace parlare di ripartenza perché sono momenti particolari, difficili, ma probabilmente anche lunghi, e bisogna un po' adattarsi. La dimostrazione che ci si può adattare è quella del Salone. Quando era necessario abbiamo chiuso, quando si è potuto fare parzialmente abbiamo fatto Super Salone e adesso siamo nella formula abituale. Dopo il tradizionale taglio del nastro, il drappello di personalità si è spostato all'interno di uno dei 20 padiglioni per visitare Design with Nature, il progetto di allestimento di oltre 1400 metri quadrati progettato dall'architetto Mario Cucinella, un luogo dove riscoprire l'importanza della sostenibilità e del riciclo dei materiali. Alla fiera di ROI 2200 espositori, il 27% dei quali stranieri, mostreranno il meglio della loro creatività fino a domenica 12 giugno in una kermesse che apre Milano al mondo, un mondo che il capoluogo è pronto ad accogliere sotto la vela futuristica della fiera di ROI. Diciamo sempre che chi fa fiere ha una grande importanza per il settore industriale perché accoglie il mondo in fiera e porta le aziende che investono in fiera nel mondo. Questo binomio è il binomio vincente. Abbiamo fatto recentemente una ricerca che fa vedere che le aziende che investono nel settore fieristiche hanno mediamente delle crescite più importanti, 25%, e soprattutto hanno un livello di internazionalizzazione molto più elevato.